Sono il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. Sono qui a Milano dal 2 luglio scorso, quindi compio quasi un anno fra qualche giorno. Sono stato a Roma come direttore regionale del Lazio quasi 4 anni, prima in Calabria, prima a Trento, insomma ho girato un po' per il mondo. E vi ringrazio per l'invito. Grazie per essere venuto. Giusto il tempo di un saluto e la dottoressa Brandadoro non c'è. No. Non è potuta venire. Allora, virtualmente c'è Fabio Petterini del Polo Catastale di Milano, ecco, invece della dottoressa Brandadoro. Beh, insomma, pensavo che trovarla qui con voi, la dottoressa Brandadoro, perché insomma io... È in consiglio comunale. Credo che i geometri siano degli interlocutori privilegiati del comune di Milano. Ma credo che i geometri siano un po' gli interlocutori privilegiati un po' di tutti i comuni, perché lo stesso dicasi di Roma, lo stesso dicasi di Catanzaro, dico Catanzaro quando ero in Calabria, così come a Trento. E noi siamo interlocutori del comune, o meglio il comune è il nostro interlocutore, viceversa, e quindi significa indirettamente che anche i geometri sono nostri interlocutori. Il comune è sicuramente un partner privilegiato nell'azione di contrasto all'evasione, è un partner privilegiato dal lontano oramai 2005, quando con un decreto legge 203 di quell'anno, si fu previsto che qualora gli uffici dell'Agenzia delle Entrate si fossero avvalsi di segnalazioni da parte del Comune, i comuni sarebbero stati destinatari allora del 30% delle somme riscosse. Ora, perché dico tutto questo? Dico tutto questo perché quel provvedimento successivo, il provvedimento del 2007, che poi disciplinava in concreto le modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento, ha previsto tutta una serie di ambiti di intervento in relazione ai quali il comune avrebbe predisposto segnalazioni significative ai fini dell'attività di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. E voi mi direte, che c'entra tutto questo? E c'entra. C'entra perché uno di questi ambiti di intervento, credo che l'ambito di intervento più significativo previsto da questo provvedimento del direttore dell'Agenzia, cui parteciparono un po' l'ANCI e vari comuni d'Italia all'interno della conferenza Stato, Città, Autonomie Locali, ecco, uno degli ambiti di intervento più significativo fu sicuramente quello delle proprietà immobiliari. E noi, gli uffici dell'Agenzia, oggi hanno conferito sicuramente una maggiore efficacia dell'attività di accertamento proprio in funzione di queste segnalazioni qualificate che hanno ad oggetto la proprietà immobiliare. Sono segnalazioni che consentono agli uffici dell'Agenzia di accertare redditi di natura fondiaria non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, segnalazioni che ci consentono di intercettare soggetti che non hanno registrato contratti di locazione, segnalazioni che ci consentono di intervenire con riguardo a operazioni che hanno ad oggetto la cessione di immobili nel quinquennio e che generano plusvalenze non dichiarate da chi cede l'immobile nel quinquennio. Ma soprattutto, e questo credo che sia un aspetto tra i più qualificanti di queste segnalazioni, quando appunto vengono segnalati
immobili che sono sintomatici di incrementi patrimoniali da parte dei soggetti che hanno acquistato questi immobili, che non trovano corrispondenza con la capacità di spesa, con la capacità reddituale di questi soggetti. È quindi un ambito di intervento molto significativo, ma ecco, io sono convinto che in un ambito di intervento così articolato e complesso come è quello della proprietà immobiliare, dubito che il Comune, con tutte comunque le professionalità esistenti, dubito che possa, come dire, farcela da solo, e credo che debba necessariamente avvalersi, così come noi ci avvaliamo dei comuni per produrre questa attività accertativa che ha come ambito di produzione di segnalazioni il mondo degli immobili. Beh, io credo che il Comune debba necessariamente avvalersi di professionalità. Beh, e io credo che, e qua volevo arrivare, che i geometri possano rappresentare una opportunità per il Comune. Io oggi sapevo di venire qua e quindi ho sbirciato su internet e sono andato a prendermi la convenzione, credo che sia del 12 luglio dello scorso anno, una convenzione che vi vede impegnati per il Comune, come partner del Comune, interlocutore privilegiato del Comune, nel fare tutta una ricognizione su tutti i beni immobili del Comune, non censiti. Credo che ci siano state anche altre iniziative che sono andate in questa direzione. Bene, ma io sono convinto, auspico, ma probabilmente già qualcosa è stato fatto, ma sicuramente se non è stato fatto si farà, per valorizzare la professionalità dei geometri, ripeto, in un ambito intervento complesso e articolato, che possa fornire quel supporto, quell'apporto sinergico di cui il Comune ha bisogno, di cui l'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha bisogno, e quindi possano i geometri costituire quello strumento prezioso attraverso il quale i comuni possono maggiormente valorizzare la propria capacità di proporre segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per poter intensificare o conferire comunque più efficacia all'azione accertativa. Ecco, quindi diciamo che in qualche modo questo ci vede come entrambi, o meglio, sia voi che il Comune con noi, attori del sistema della fiscalità. Beh, mi auguro che sia una funzione che tutto sommato, insomma, non dispiaccia rivestire, ma credo che davvero l'apporto che il Comune può aspettarsi da voi e che non possa che essere che un apporto prezioso. È un discorso utilitaristico, sono già più che sufficientemente adeguate le segnalazioni che ci vengono dal Comune, ma sono convinto che possono essere più numerose e ancor più efficaci se supportate dalla vostra preziosa professionalità. Tutto qua, vi faccio tanti tanti auguri, vi ringrazio ancora per la vostra ospitalità, ma io sto qua, se non chiedetemi come si compila la dichiarazione, perché farei fatica a spiegarvelo, visto e considerate che quest'anno è diventata ancora più complessa. Però se avete da chiedervi qualcosa, senza complimenti. Grazie per l'attenzione.